avete capito, è un progetto molto importante, ci fa onore appunto avere queste macchine qui ad Aiello. Io a questo punto inviterei il professor Franco Bressan, che è stato appunto insieme a Carlo, che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, l'ideatore con Rudy Malacrea di questo progetto, come ho detto, e l'amministrazione comunale, per rendere anche più esplicativa, diciamo, più esplicativo tutto questo argomento che riguarda il tempo, ha anche stampato che è questo libretto che adesso ve lo descriverà naturalmente Franco Bressan. Buongiorno, mi chiamo Franco Bressan. Sembriamo una coppiata di gemelle tutti quanti. Io e Carlo Bressan non siamo parenti, mentre poi Burelli e i Burelli sono padre e figlio, direi che padre e figlio, indubbiamente. Allora, c'è un filo conduttore tra tutti noi che ci siamo dedicati a questa impresa, e tutti noi abbiamo fatto il Malignani. Poi c'è ancora un filo conduttore ancora di più per qualcuno, perché molti hanno insegnato qui ad Aiello. Io e Carlo Bressan abbiamo insegnato ad Aiello. E nella scuola media, e l'idea dello studio del sole, delle cose semplici dello studio del sole, è nato nel cortile della scuola media con il preside Marcante, che veniva lì a fare critiche, a consigliarci e dicendo. Poi ci sono altri due di Aiello che hanno fatto anche il Malignani, e sono Pino Milito, costruttore di aeroplani, e di suo figlio Luca, che hanno costruito un enorme planisfero dopo il Papamondo, dopo lo vedremo anche lì. Quindi, questo è il libretto che adesso mostreremo velocemente, perché il tempo corre velocissimo anche nelle conferenze. In più, se non abbandonate la sala, mi dice Pantanali che Aurelio ci avrà dato il buon omaggio a tutti, quindi io sarò anche breve. Allora, vi mostro solo alcune due immagini. Quello che vogliamo fare è spiegare cose semplicissime, quello che un uomo del deserto non gli servono queste cose, ma noi ormai non guardiamo più il cielo, lo guardiamo in maniera distratta, ci servono queste cose, capire alcune cose. Allora, una cosa fondamentale, a scuola sempre ci insegnano il sole sorge est e tramonta, il sorge est e tramonta ad ovest. Adesso vedremo che anche questo non è vero. Questo libretto semplicissimo spiegano delle cose elementari e ci spingono a guardare con attenzione. Indietro, eccolo qua. Allora, con le meridiane si parla in maniera strana, si dice che il sole si muove, mentre tutti sanno che la terra che si muove, però questo è il modello tolemaico, la terra che gira intorno, questo è il modello copernicano. Noi usiamo indifferentemente queste due parole, non è che quelli che studiano le meridiane sono arretrati, perché quando si tratta di due punti che si muovono, far muovere uno o l'altro è la stessa cosa, identica. Con tre oggetti sarebbe molto più complicato, ma con due si può semplificare estremamente le cose. Quindi anche gli antichi, usando il metodo tolemaico, hanno risolto tutti i problemi del meridiano che risolviamo noi con un'altra spiegazione. Qui abbiamo costruito, abbiamo fatto dei disegni, qui non si vede bene, sul libretto si vede molto chiaro, c'è scritto 21 dicembre, vedete, questa è l'orbita del Sole. Il Sole sorge tra sud ed est, quindi fa questo cerchio molto ed è inclinato, è molto basso. Poi vediamo qui il 21 di gennaio il Sole sorge di più, è sempre più alto, e qui lo troviamo il 21 febbraio ancora più alto per arrivare all'equinozio del 21 marzo. All'equinozio del 21 marzo voi vedete che sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest, ed è l'unico giorno in cui il Sole ha questo comportamento. Quindi uno in montagna, nell'ottimo libro sulle meridiane, c'è anche un capitolo sui nomi delle montagne che portano nomi astronomici, il pic di mezzodì, perché in un determinato giorno dell'anno su quel picco arrivava il Sole. Qui da noi in pianura non si nota tanto dove sorge il Sole, no? Oppure se andiamo un filo più tardi, soprattutto d'estate, non vediamo dove. Però è una cosa che vi spingo a notare dove sorge da casa vostra il Sole in altri giorni dell'anno. Poi andiamo avanti, vedete,
quando arriva, andiamo avanti, il 21 giugno, il Sole ha intanto un'orbita molto più lunga, è per il motivo perché le giornate sono lunghe, e sorge tra nord ed est, e quindi costa molto di più. E poi ritorniamo indietro, questo del Sole che so, e poi anche un'altra cosa si vede, il Sole non è mai a picco da noi, anche se c'è un'abitudine di dire che a mezzogiorno il Sole è a picco. No, invece qua abbiamo ricostruito per la situazione di Aiello, questo con gli angoli di Aiello, si va avanti. Ecco, poi c'era un'altra cosa che volevamo spiegare con il mappamondo, questa è la famosa macchina, dopo parleranno ancora, spiegare perché il Sole a mezzogiorno, l'ombra del Sole a mezzogiorno punta verso nord. Allora qua si vede che la mattina sul mappamondo c'è un paletto, l'ombra va verso est, ovest. A mezzogiorno esattamente il Sole va in quella direzione lì, ecco, però, e segue sul meridiano, quello che si chiama meridiana, ed è solo in quel momento lì. Chi fa lo scout, no, dice il Sole, a mezzogiorno l'ombra va verso nord. E questo è il motivo, non si capisce perché l'ombra vada verso nord, no? Mettendo insieme il mappamondo, la luce e questo, noi capiamo benissimo perché succede così. Vai avanti. Ecco. Per capire questo concetto semplicissimo, abbiamo costruito, cioè Pino Milito e suo figlio, hanno costruito questo mappamondo, che era un mappamondo di vetroresina, non si trovava da nessuna parte, a un metro di diametro, cioè è una cosa, fare una sfera non è una cosa semplice. Poi c'è un riflettore che riflette, si vedono le ombre qua, quando questo gira, la costruzione l'ha fatto Curelli, ieri, e noi vediamo come vanno le ombre qua, quindi visto che deve essere un apparecchio didattico per capire cose semplici, bisogna, è molto faticoso anche spiegare cose semplici perché tutti le danno per scontato, cosa dopo non è vero, insomma. Vai avanti. Ecco, ma qui su questo libretto anche sono due formuline semplicissime. Allora noi vediamo il Sole, tutti lo notano, in alto e in basso durante l'anno, durante l'inverno lo vediamo molto basso e durante l'estate molto alto. Come si calcola questo? Allora, si parte dal giorno dell'equinozio in cui il Sole arriva in questa posizione, poi d'inverno si abbassa un pochino e d'estate si alza un pochino, e ogni giorno si alza d'inverno rispetto alle notti d'autunno, scende. Poi quando arriviamo il giorno del solstizio di inverno, il Sole comincia a salire. Questi angoli sono i famosi 23 gradi di inclinazione dell'asse terrestre. Per capire quanto è alto il Sole, basta applicare questa formula: altezza del Sole, 90 meno il giorno di primavera di autunno, 90 meno latitudine. Allora noi siamo ad Aiello, 45, facciamo i conti semplicissimi, noi dallo zenit mettiamo un torniamo indietro di 45 gradi e troviamo la posizione dell'altezza del Sole il giorno dell'equinozio. Se invece siamo per esempio a Stoccolma, sono 60 gradi, 90 meno 60, 30, a Stoccolma il Sole sarà molto più basso. Se andiamo ancora, andiamo al polo nord, 90 gradi, il giorno dell'equinozio, 90 meno 90, il Sole è esattamente sull'orizzonte, no? Quindi sono calcoli semplicissimi che possiamo fare con l'aiuto del libretto. L'altro minutino per una cosa, ecco qua. Qua c'è un quesito che abbiamo risolto con il mappamondo di Pino Milito, ed è questo. Uno dice, come sono le ombre? Sembra una cosa oziosa, come sono le ombre all'equatore? Io non sono mai stato all'equatore. E ho chiesto a tutti quelli che sono andati, ma com'è l'ombra? Da che parte va? Va verso sud, va verso nord? Com'è? L'equatore, tutti dicono l'equatore, il Sole è sempre a picco. Anche questo non è vero, no? Si dice, no? Tutti quanti dicono l'equatore, non è vero, perché vediamo, quando il Sole è a picco sull'equatore, esattamente esattamente il giorno dell'equinozio di marzo, quando il Sole è a picco e perpendicolare all'equatore,
e illumina contemporaneamente il polo nord e il polo sud. Se non fosse così, quando sono andati al polo nord sono arrivati ai primi del Novecento, quindi nessuno poteva sapere in anticipo se c'era l'ombra, il sole al polo nord. L'hanno capito geometricamente. Cosa succede invece il 21 giugno? Com'è? Cioè il 21 giugno è il giorno del solstizio e all'equatore il sole è picco? No, all'equatore il sole fa qui, no? Non so come dico. Questo è il sole perché è a picco, il 21 giugno è a picco sul tropico che passa per Assuan in Egitto. Quindi se passa di là, l'ombra dove andrà? Andrà verso sud. E invece il 21 dicembre l'ombra dove andrà? L'ombra va verso nord. Allora al giorno sull'equatore abbiamo le ombre che vanno a nord, a sud, e il giorno dell'equinozio dove vanno? Da destra a sinistra. Quindi se avete occasione di andare ai tropici o all'equatore dovete solo questo. Basta. Thank you.